L'ospedale di Chieti è in prima linea nel fronteggiare il Covid e l'aumento dei contagi sta mettendo in difficoltà la ricettività appunto dell'ospedale. Linea a te, Giuseppe. Buon pomeriggio da Chieti, siamo in compagnia del professor Francesco Cipollone, responsabile dell'area Covid del Santissima Annunziata che vedete alle nostre spalle. E anche qui, professore, la situazione è critica, i posti letto sono esauriti. Sì, purtroppo la situazione è sinceramente critica, ad oggi abbiamo esaurito tutti i posti letto nel nostro ospedale, soprattutto abbiamo una quantità di pazienti gravi sia in rianimazione che in subintensiva, il 48% dei nostri pazienti è ventilato, quindi ha necessità di supporti ventilatori per avere un'adeguata ossigenazione, quindi sono pazienti gravi seppur giovani. Qui ci sono 10 posti in terapia intensiva, 96 in area medica, al momento al completo, quindi dovessero arrivare altri pazienti Covid dovranno essere trasferiti altrove. Sì, diciamo, noi abbiamo nella rete aziendale ancora altre risorse, noi abbiamo la presenza di esempio di ancora 28 letti liberi ad Atessa, dove abbiamo un ospedale Covid dedicato. Abbiamo necessità di identificare dei medici da mettere, da inviare ad Atessa a rinforzare l'organico per poter utilizzare questi 28 letti attualmente disponibili. Ad incidere, professore, soprattutto la variante inglese qui nell'area metropolitana, me lo conferma? Sì, la variante inglese attualmente, grazie ai sondaggi epidemiologici a tappeto che la nostra ASL ha fatto, impatta per il 65% di tutti i ricoverati e probabilmente, se guardiamo i più giovani, arriverà al 70-80% e sarà destinata nelle prossime 2-3 settimane a arrivare a essere pressoché il 100% dei pazienti, perché ha caratteristiche che le portano la superiorità rispetto alla variante base. Ecco, noi da quel che sappiamo la variante inglese si diffonde con maggiore facilità, lei però adesso ci ha appena comunicato una percentuale alta dei pazienti che hanno bisogno del ventilatore, quindi possiamo dire che questa variante forse è anche più aggressiva? Allora, diciamo che sulla virulenza oggi si sta accettando un circa 30% di maggiore virulenza, quindi di gravità clinica della malattia. E poi consideriamo che le persone oggi colpite dalla variante inglese, spesso i quarantenni o i cinquantenni, a marzo erano asintomatici, erano positivi al test ma clinicamente asintomatici, mentre oggi sono anche gravi in ospedale. E secondo lei quali sono le misure da mettere in campo per cercare un po' di contenere, visto che la rete ospedaliera è in affanno in tutto l'Abruzzo? Sì, in attesa dei vaccini, che purtroppo prima di arrivare a dare la protezione di gregge, l'immunità di gregge, ci vorranno dei mesi, dobbiamo applicare le misure di contenimento. Io so che la popolazione è stremata da un anno di Covid, però vi posso garantire che dietro quelle mura ci sono dei drammi umani che se il cittadino li vedesse sarebbe più motivato forse ad applicare l'area rossa bene, il distanziamento e la riduzione della mobilità. Ecco, perché se ci diceva che molti devono ricorrere al ventilatore, molti sono i pazienti intubati, immaginiamo che non sia facile neanche per voi che lavorate in reparto. Sono dei drammi umani per la popolazione in generale, vedere spesso conoscenti, colleghi, dover a volte anche prendere decisioni di priorità per un posto letto. Sono situazioni purtroppo drammatiche, quando si arriva appunto a non avere più letti si iniziano a dover fare delle scelte dolorosissime. Non sarà possibile riconvertire alcuni reparti così da ottenere ulteriori posti letto prima che si arrivi al punto di dover scegliere tra chi curare prima e chi no? Allora, noi diciamo sicuramente questa è un'opzione che c'è, noi abbiamo anche la possibilità e infatti sarà nelle prossime ore di aprire la rianimazione all'11M, quindi un'altra ala di rianimazione che è già pronta e quindi sono ulteriori letti che abbiamo. Se si dovessero esaurire tutte le risorse è chiaro che possibilità di riconvertire anche altri reparti, anche di altre discipline, verrà fatta come è stata fatta in altre sedi d'Italia.
col rischio però che poi la medicina ordinaria passa in secondo piano rispetto al Covid, perché comunque bisogna assicurare un'assistenza sanitaria a 360 gradi. Certo, diciamo si ridurranno ovviamente i letti non Covid, almeno nel policlinico, anche se noi a livello aziendale abbiamo fatto una programmazione per cui ad esempio il presidio di Lanciano è Covid free nella nostra azienda, quindi se dovessero ridursi i posti non Covid nel policlinico, comunque c'è l'ospedale di Lanciano che da noi è stato riservato ai non Covid e che potrà aumentare il flusso anche proveniente da Chieti. Alfredo, linea a te per interventi da studio. Sì, ci ha parlato, le do il buon pomeriggio anche da parte mia, professore, ci ha parlato della variante inglese, però nelle ultime ore abbiamo ascoltato soprattutto in provincia di Chieti, mi riferisco al caso di Francavilla, che ci sono anche altre varianti che stanno circolando, quella brasiliana sarebbe di importazione, poi c'è anche quella africana, volevo conferma da lei rispetto a questi dati che ci arrivano. Sì, il paziente con la variante britannica l'ho isolato io nel mio reparto, era un paziente che tornava da Perugia dove era stato in una riabilitazione, proprio identificando l'origine ho avuto il dubbio che potesse essere portatore della variante brasiliana e quindi l'ho isolato in maniera preventiva, avendo poi ragione quanto il test è stato fatto. I familiari anche erano positivi, quindi verosimilmente portatori della stessa variante. Anche a Brasiliana si diffonde, a Brasiliana ha anche un potenziale rischio perché i primi dati sembrano mostrare una riduzione dell'efficacia dei vaccini intorno al 10-20%, quindi va ancora di più tenuta con estrema monitoraggio. Un'altra domanda che le faccio, lei prima ci parlava anche della vostra organizzazione aziendale rispetto alla capacità di spostare e aumentare i posti letto disponibili. Volevo capire come ci si è organizzati, perché abbiamo sia l'ospedale di Pescara che quello di Chieti che, come lei ci ha raccontato, sono praticamente al completo. Volevo capire se è stata una contingenza perché l'area metropolitana è quella più colpita, oppure se si privilegia riempire questi ospedali, mi passi il termine, grandi per far capire a casa, ospedali hub, insomma, e lasciare quelli periferici di riserva. Come funziona la gestione dei posti letto? Allora, sicuramente come ha detto lei, l'infezione, l'esplosione della variante inglese, quindi il rialzo di questa che è una vera e propria terza ondata, è legata all'area metropolitana. Chieti e Pescara sono di fatto unite, non per niente dal monitoraggio che abbiamo fatto sul territorio, anche le zone limitrofe, cioè San Giovanni, Teatino e Francavilla, hanno una circolazione altissima del virus. Quindi è tutta questa macchia che unisce Chieti e Pescara che è altamente positiva per il virus. L'afflusso quindi è stato paritetico sui due grossi ospedali che chiaramente in questo caso fanno il loro ruolo, cioè l'ospedale grande, l'hub di Chieti e Pescara hanno la funzione proprio di gestione dei pazienti numericamente e qualitativamente più gravi e hanno svolto questo ruolo. Altri ospedali periferici svolgono un ruolo o di riserva o di gestione per problematiche locali, ad esempio noi abbiamo a Vasto un altro presidio Covid che gestisce tutta la parte bassa della nostra provincia, quindi della provincia di Chieti, però ovviamente non prende pazienti da Chieti e ne li manda a Chieti, è autonomo per gestire quella zona un po' lontana da Chieti del territorio provinciale. Giuseppe, linea a te. Sì, professore, per concludere, prima di questo collegamento lei mi diceva che bisogna far capire il dramma che qui si vive, vogliamo fare un appello alla cittadinanza? Sì, l'appello è quello che a volte io, parlando con i miei colleghi, a volte dico forse i medici italiani sono stati particolarmente bravi di non far percepire alla cittadinanza cosa succede dietro quelle mura. Dietro quelle mura ci sono dei drammi incredibili che noi viviamo quotidianamente. Sarebbe cruento fare dei filmati, dei report per spot pubblicitari, ma forse l'impatto sulla popolazione sarebbe positivo per far capire come dobbiamo stare fermi, stare a casa in queste settimane e ridurre veramente la circolazione delle persone al minimo. Grazie per la sua testimonianza, professor Francesco Cipollone, responsabile dell'area Covid della Santissima Annunziata. Grazie per essere stato con noi nel corso del nostro telegiornale.